canale. Via da questo canale, via! Chiamiamo la contessa De Blanc. La contessa De Blanc, no, per carità, perché pare contessa, che voglia cacciare la figlia da casa perché è ossessionata dal coronavirus. Una signora volgarissima, la contessa. La contessa De Blanc. Pronto? Patrizia? Yeah. Sono Cruciani, come andiamo? Amore, come stai? Bene, grazie. Ma che cazzo hai fatto? Hai cacciato via hai cacciato tua figlia da casa? Ma no, è stata una minaccia, perché mi rompe il cazzo con questa storia qua del coronavirus. Beh, ma come parla, sei contessa? Come parla? Che linguaggio ha? Ma sarebbe una contessa questa, parla? Parla come uno scaricatore di porto. Perché il marchese del Grillo come parlava? Scusa, lascia perdere Parenzo. È una prerogativa dei nobili di mandare a fanculo. Ma giusto, lascia perdere Parenzo, dai, su. Signora? Non ho capito, perché è ossessionata tua figlia dal coronavirus? Non ho capito. Sì, lei è ipocondriaca, perciò c'ha il terrore di tutta sta roba. Allora, quando esco, quando torno a casa, devo levarmi le scarpe, le deve disinfettare, i guanti, una serie di cose esagerate, che l'altro giorno avevo fatto venire a casa la parrucchiera, ma ha cominciato a urlare, come la parrucchiera? Io non ci ho visto più, capito? Perciò un certo la parrucchiera a casa non si può far venire a casa la parrucchiera, che dice? Che fa? È una violazione della legge. Ma quale violazione della legge? Ma pensa a tutte queste leggi che stanno violando dalla mattina alla sera. Credo che la parrucchiera che viene con i guanti, la mascherina, eccetera, giusto. Credo proprio che sia una violazione di niente, perché dobbiamo anche prendere le leggi col grano salis, vero? Mica ad essere dei rincoglioniti. Diciamo proprio, se uno vuole seguire la legge, i parrucchieri non possono lavorare, non possono nemmeno andare a casa, però chi se ne frega, ma a un certo punto. Sì, vabbè, ma uno la legge è fatta anche per essere infranta, voglio dire. Lei dove deve andare? Si tenga quel parrucco che ha e aspetti che finisca per tutti questa roba, no? No, mi dispiace tanto per te, per me stessa. Ma che devi fare? Una sfilata de moda? Non ho capito, che devi fare? Stai a casa, no? È per me stessa, a me mi piace. Lavati come tutti noi i capelli a casa, anch'io ho i capelli lunghi, lavateli a casa come tutti noi. No, io non mi sono mai lavata i capelli da sola, perciò ho sempre bisogno di un parrucchiere che me li lavi, capito? Non ho mai fatto, perciò non ricomincio certo a fare adesso. E impari a lavarti i capelli, sti cazzi, come diresti tu, sti cazzi, contessa. Ti impari a lavarti i capelli. Se uno vuole prendersi un parrucchiere, faccia venire il parrucchiere. Se una persona con la crisi che c'è ti deve dire: io non mi sono mai lavato i capelli da sola, mai. E invece, vedi, purtroppo colpisce tutti sto virus. Ti devi lavare i capelli da sola, che te devo dire? Ma quando mai? No, mio? Perché se io posso avere la parrucchiera che viene a casa che mi rilava, faccio questo e non mi rilavo da sola. Se poi sto in mezzo a qua, anche quando stavo a Monte Carlo sulla barca, a un certo punto mi buttavo in acqua e dopo mi sciacquavo i capelli, ma ce li sciacquavo. Quelli sono problemi. Stavi a Monte Carlo sulla barca e quelli sono problemi? Ma dai, ma che discorsi sono? Cosa pazzesca. Scusami, ma alla fine, dov'è che rompeva il cazzo tua figlia? Cioè, dov'è che rompe il cazzo? Oltre che sulla pulizia generale di casa, eccetera. È ossessionata da prendersi sto coronavirus. Questo è il problema. No, lei è ipocondriaca, perciò c'è il terrore del coronavirus. A te non te ne frega un cazzo. Ma sai, nella vita io ne ho passate tante, che il coronavirus sia una cosa che bisogna stare attenti, bisogna mettere tutte le cose, però quando hai preso le giuste precauzioni, basta, non puoi rompere i coglioni dalla mattina alla sera, giri con la pezza a lucidare, a fare, perché a me mi piglia la crisi isterica, scusa, sai. Certo. Ma scusa, a sesso come stai andando in questo periodo di clausura tu? Cioè, come funziona la storia? Sessuale non me ne frega niente, perché sono come Maria Goretti, perciò non me ne importa proprio niente. Cioè, hai chiuso bottega, hai tirato giù la Claire. Ma non me ne frega niente, siccome nella vita non mi sono mai privata di niente, tutto quanto, basta, se dovessi trovare l'amore, ma tanto non me ne frega proprio niente, guarda, non è una cosa che non è uno problema, per esempio, che non mi ci conto. Stai dicendo che la contessa nemmeno si masturba? Beh, vabbè, come si fa a fare una domanda simile? Ma che cosa c'è di parlare in questo modo alla contessa? Ma qual è il problema, contessa? Non ho capito, la masturbazione è una cosa normale. Ma che domanda è una signora? Ma è una cosa naturale tra le persone, una cosa naturale che avviene uomini, donne, eccetera. Ma fanno più gli uomini delle donne, dai. Ma chi l'ha detto? Ma chi lo sostiene? La masturbazione è una cosa prettamente maschile. E la contessa ha sentenziato che le donne non si toccano adesso. Guarda che incredibile. Ma io non ho sentenziato proprio niente, non mi mette in bocca, perché
che c'è dentro? Oh, non mi mettere in bocca cose che io non dico, perché io non ho detto niente di tutto ciò. Perciò, per favore, io sto dicendo che la masturbazione è una cosa prettamente maschile. Se poi una donna volesse lo facesse, io non lo faccio, però poi c'è chi lo fa. Ma ho capito, ma come si fa a non masturbarsi? È una cosa innaturale. Non si può così a una contessa. Ma la contessa manda a fare in culo tutti, non posso parlare di pugnette con la contessa. Certo che posso parlare di pugnette con la contessa, manda a fare in culo tutti. E posso parlare anche di un problema importante come la masturbazione. Ora, se lei mi viene a dire che lei non si masturba, per me è una cosa innaturale, una cosa contro natura, cioè è una perversione. Non è una cosa contro natura, perché quando volevo un uccello ce l'avevo come mi pareva. Ma come parla? Lo farlo da sola, non c'ho bisogno. A questo punto non vedo per quale motivo io mi devo masturbare, giusto? No, ma che modo di parlare, cioè, non è che l'alternativa, ma che scusami, però scusami, contessa, è una maniera di parlare, di risposta, di come parli. Brava, diretta, una risposta diretta. Sono molto contento delle risposte dirette. La maniera di parlare in una certa maniera lo so fare. Io so parlare sia a corte, parlando tutto forbito, tutta in maniera sia cosa, in maniera un po' triviale, sia in maniera un po' e triviale. Poi anche in maniera, e poi anche in maniera, se voglio, triviale, perché io ho un ampio spettro di. Bravo, alto e basso, direbbe qualcuno. Alto e basso, alto e basso. Posso dirti una cosa? Cioè, io non so l'età esatta della contessa, io non la conosco, però la masturbazione, che ne so, anche il cunnilingus sono dei succedanei, sono delle cose che possono sostituire il sesso tradizionale, ma no? Scusa, sai, chi lo fa, beati loro, è meglio per loro, io non lo faccio, non me ne frega lei non lo niente. Fa lei non lo fa, lei non lo fa, cioè, per me questa è una perversione, questa è una patologia. Ma è una patologia questa, se una non si tocca e non c'ha nemmeno quello che tu chiami uccello, è una patologia, cioè rimane. Quella sarà per voi, quella sarà una patologia per voi, per me non lo è. Per te non lo è, cioè uno non prende né l'uccello né si masturba e sta tranquilla. Vabbè ragazzi, ma se vi piace così, Se una persona non vuole, allora scusa, internet, le suore, tutti quelli che sono. Ma mica sei una suora tu, mica sei una. Quanti che fai? Perché tu pensi che le suore non fanno niente? Dai, su, dai. Non lo so, sono problemi loro. A rigore non dovrebbero, perché non dovrebbero avere rapporti. Sto vediamo. Comunque tu te lo sei dimenticata. La monaca di Monza. Tu te lo sei un po' dimenticata questa roba qua. Vabbè, ti abbraccio. Ciao, a presto, ciao.